Tragico incidente a Gaiole in Chianti, dove un bambino di appena 2 anni è morto cadendo in piscina. L'Università degli Studi di Siena inaugura il 778° anno accademico, ma si notano delle assenze. Il consigliere comunale Piccini attacca l'ex sindaco Valentini, troppo presente sui social, svaluta il lavoro dell'opposizione e perde di credibilità. Per lo sport la Robur conquista 3 punti contro la Virtus Entella. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Un tragico incidente a Gaiole in Chianti, dove un bambino di appena 2 anni è morto cadendo in una piscina. Tutti i dettagli nel servizio di Andrea Radi. È bastato un attimo, fatale, per una tragedia che tocca da vicino non solo la famiglia, ma tutta la città, perché una vita così giovane e spezzata non passa inosservata nelle menti e nei cuori. Aveva appena 2 anni il bambino che ieri pomeriggio a Gaiole in Chianti ha perso tragicamente la vita nella piscina all'interno del podere di famiglia. Una fatalità, un attimo di distrazione che è costato al bambino la perdita del controllo mentre stava giocando in giardino ed è così che è finito in acqua, per poi annegare. Le urla della madre hanno richiamato l'attenzione delle persone nei pressi del luogo, che sono accorse sul posto ed hanno chiamato l'ambulanza. I soccorritori del 118, una volta sul posto, hanno provato a rianimare il piccolo, ma purtroppo è stato tutto inutile. Successivamente, i carabinieri si sono recati sul luogo per le indagini del caso, di quello che sembra soltanto un tragico incidente finito nel peggiore dei modi. È stato inaugurato sabato mattina il 778° anno accademico dell'Università degli Studi di Siena. È saltata agli occhi l'assenza di una rappresentanza dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto un commento a entrambe le parti, ma sia l'Università che il Comune hanno preferito non commentare l'accaduto. Sentiamo comunque le dichiarazioni rilasciate dal Rettore Francesco Frati poco prima della cerimonia. Si tratta della inaugurazione del 778° anno accademico dell'Università di Siena, una data per noi sempre molto importante perché questa è la giornata di festa dell'Ateneo, è la giornata in cui anche la città si stringe attorno all'Ateneo e difatti la presenza di tante istituzioni mi riempie di soddisfazione perché mi racconta di una città che vuole bene al suo Ateneo, così come l'Ateneo vuole bene alla città che lo ospita da quasi 8 secoli. Ci sarà modo in questa inaugurazione di fare un po' il bilancio dell'anno appena trascorso, con tante grandi novità, il reclutamento di nuovi ricercatori, 4 dipartimenti di eccellenza, tutto ciò che di bello ci è successo in questo anno, ma sarà anche il momento per riflettere un po' su quello che possiamo fare in futuro per contribuire alla crescita culturale, sociale ed anche economica di questa città. Presentato all'Università di Siena il Centro Biomedico di Alta Qualificazione Scientifico-Tecnologica. Tutti i dettagli nel servizio di Simona Sassetti. Nasce a Siena con più di 100 ricercatori coinvolti, un finanziamento di oltre 7 milioni di euro, un centro di alta qualificazione scientifico-tecnologica in campo biomedico. Si tratta del Med Biotech Hub e Competence Center, costituito dal Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena, che partendo dalle competenze già presenti in Ateneo punta a convogliare le migliori tecnologie, competenze e progetti, collaborando con enti pubblici e privati del territorio e puntando ad un pubblico nazionale ed internazionale. Il centro ha l'obiettivo di studiare, sperimentare e proporre nuovi farmaci e nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche per la salute umana. È un centro che ha l'obiettivo di creare delle sinergie a livello non solo territoriale, nascendo ovviamente dal territorio senese, ma a livello internazionale. Noi abbiamo intenzione di mettere a disposizione della comunità scientifica internazionale le nostre competenze, le nostre professionalità che ci sono state riconosciute dal Ministero dell'Università italiana, dandoci un finanziamento discreto su 5 anni, e noi abbiamo creato un centro di ricerca, un competence center che ha l'obiettivo di andare avanti con le proprie gambe oltre i 5 anni del finanziamento ministeriale. I ricercatori coinvolti sono circa un centinaio, qualcosa di più allo stato attuale.
nostro obiettivo è quello di poter fare in modo di avere progetti su base competitiva, collaborazione e sinergia che consentono di far arrivare finanziamenti per formare nuovo personale e assumere nuovo personale, quindi si spera che diventeranno molti di più. Queste piattaforme sono dislocate partendo dalle competenze del nostro dipartimento, dove esistono delle competenze specifiche già approfondite, in maniera da poter trarre dalle tecnologie il massimo per le possibili applicazioni. E l'importante è che queste saranno aperte a tutti, quindi ai ricercatori dell'università, ma anche alle aziende, per servizi, per formazione di personale e per progetti congiunti di ricerca fra università e industria. Passiamo adesso alla politica. Il consigliere d'opposizione Pierluigi Piccini attacca il consigliere ed ex sindaco Bruno Valentini e la sua credibilità. È troppo presente sui social, dice, così sminuisce il lavoro di tutta l'opposizione. Sentiamo. Un gruppo di sostegno a De Mossi, che è il gruppo che sosteneva il PD, che ha fatto fortuna col PD e che adesso gestisce il sindaco. Valentini, secondo lei, sta facendo una buona opposizione? No, Valentini non sta facendo una buona opposizione perché è eccessivamente presente e crea dei problemi anche a noi in termini di contenuti e in termini di presenza, perché viene annullato immediatamente. Un sindaco che smette di fare il suo mestiere dopo 5-6 mesi e vorrebbe dire agli altri cosa fare viene zittito automaticamente e mette in difficoltà tutta l'opposizione. Lui l'ultimo consiglio comunale ha fatto 14 post su Facebook, cioè mi sembra una cosa un po' eccessiva. No? Invece a livello di comunicazione la maggioranza come sta lavorando? Beh, la maggioranza cosa ha fatto? Il sindaco, facendo una cosa che non è mai stata fatta al Comune di Siena, ha associato la propria comunicazione personale con quella istituzionale, che è una cosa di controllo assoluto. Ma si è detto si può fare? Si può fare tutto, ma non siamo in aula d'avvocato, cioè lui ha una visione avvocatesca dell'amministrazione, ma non è così, ci sono delle compatibilità politiche, dei controlli politici e la democrazia ha un altro livello. Io non avrei mai assunto una persona diretta come ha fatto lui, con quale in qualche modo lui è legato, cioè, no, la democrazia ha i suoi tempi e vanno rispettati, se vuoi essere un riconosciuto come sindaco, altrimenti sei un avvocato. Cambiamo argomento. Torniamo a parlare di sicurezza dopo i fatti di Pantaneto e la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vice sindaco Andrea Corsi ha anticipato ai nostri microfoni alcune soluzioni. Sentiamo. La prima cosa che possiamo e dobbiamo fare è che i regolamenti che ci sono vengano rispettati, perché già questo sarebbe un passo importante che garantirebbe e garantirà, perché questo è quello che noi faremo, si possono rivedere i regolamenti e lo faremo insieme al prefetto, alle forze di polizia, agli esercenti e ai comitati dei residenti, per vedere di contemperare le esigenze di tutti. Magari non dando piena soddisfazione totale a nessuno dei vari portatori di interessi, ma cercando di trovare un equilibrio. Rispetto a questo, abbiamo appena sentito pochi secondi fa le parole di un appartenente di Viva Pantaneto, il quale ha detto, anche appunto un commerciante della zona, il quale ha detto: perché non far passare la spazzatrice nelle ore notturne, almeno così comunque non si porterebbe i ragazzi a stare fermi, a sostare per molte ore notturne in una zona, ma anzi a farle due. Può essere una buona idea? Può essere una buona idea. La stiamo valutando, è uno degli strumenti che pensiamo di mettere in campo insieme ad altri, come possono essere appunto gli steward, una maggior presenza delle forze di polizia coordinando le tre forze, un rinforzo della videosorveglianza che però voglio ricordare c'è in Pantaneto ed è efficace, perché i responsabili della rissa sono già stati individuati, quindi c'è una forte azione di deterrenza. Vediamo di prevenire oltre che di perseguire chi poi commette qualche atto illecito, perché questo ovviamente è una vittoria più importante che nel trovare chi ha commesso qualcosa.
E il vice sindaco, sempre in occasione della trasmissione di sabato, ha anche anticipato ai nostri microfoni una novità per evitare l'afflusso di turisti nel centro storico: le barriere a scomparsa alle porte della città. Sentiamo. Abbiamo in mente innanzitutto per scongiurare quegli accessi impropri che avvengono da Porta Romana e anche Porta Pispini, di fare un esperimento che poi non è tanto esperimento, perché intendiamo investirci un po' di soldi, vogliamo realizzare dei birilli a scomparsa, che sono un meccanismo di forte dissuasione per chi si appresta a varcare l'accesso alla ZTL e non ne ha il permesso. Questo meccanismo, come molti probabilmente sanno e conoscono, all'avvicinarsi di una vettura autorizzata si abbassano, il tempo di abbassamento dei nuovi strumenti è circa 3 secondi, per cui insomma sono rapidi. È possibile mettere il lettore qualche metro più avanti, in modo tale che quando la vettura arriva sono già abbassati o vicini a terminare la propria corsa, per impedire quello che succedeva che succede tuttora, e succede spesso nel periodo turistico, nel periodo estivo, in cui tante auto di stranieri si avventurano in via Pantaneto. Mi ricordo la mitica immagine dell'auto con il motoscafo attaccato dietro in via Pantaneto. Ecco, quello non lo vogliamo vedere più. Uno strumento di questa natura probabilmente andrebbe a tutelare e a consentire a chi ha veramente il permesso di poter usufruire dei propri diritti, magari garantendo anche la sosta o una migliore gestione della sosta da chi paga il bollino ZTL e risiede nel centro storico. E torniamo adesso a occuparci della scuola Saffi e del ponte di Ravacciano, due strutture che nelle ultime settimane hanno richiesto interventi d'emergenza all'amministrazione. Abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Massimo Sportelli come stanno proseguendo i lavori. Sentiamo. Per quanto riguarda la scuola Saffi, la risposta è più semplice soltanto perché è avvenuta in precedenza, e quindi si è avuto, diciamo, tre settimane e mezzo, quattro settimane per lavorare. Siamo piuttosto contenti del percorso che si è fatto fino adesso. In tempi rapidissimi abbiamo permesso la continuità didattica. La settimana successiva, nelle due settimane successive, abbiamo effettuato il ponteggio, che è completamente montato con copertura. E stamani mattina, nel frattempo abbiamo fatto la gara, aggiudicato la gara, e stamattina siamo già al lavoro per rimuovere la causa. Quindi siamo fiduciosi e vogliamo andare avanti con questa determinazione. Per quanto riguarda il ponte di Ravacciano, ancora siamo in una fase diagnostica, anche se abbiamo preso molti accorgimenti e da qualche giorno, dalla settimana scorsa, anche alcune determinazioni in termini di alleggerimento dei carichi del ponte, perché non vogliamo andare avanti i rischi. Non sembra ci siano rischi di collassi, però ugualmente dobbiamo essere molto prudenti. È una struttura molto vecchia e vogliamo fare e tutti i passaggi che necessita fare. È stata presentata questa mattina la quarta edizione di Ricreazione, il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana, in cui saranno coinvolti più di 8.500 studenti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Sentiamo a tal proposito le parole di Leonardo Masi, presidente di Sei Toscana. Sentiamo. Quarta edizione del progetto, che è in costante crescita per quanto attiene il numero delle adesioni, e questo ci rende particolarmente felici. Quest'anno avremo addirittura 473 classi che hanno aderito, ovviamente dislocate nelle tre province nelle quali Sei Toscana presta il proprio servizio, quelle principali, cioè Arezzo, Siena, Grosseto, e avremo 8.500 ragazzi che saranno raggiunti dalle lezioni che verranno svolte. Le ore di formazione complessive che saranno prestate sono circa 2.900, quindi il progetto inizia a assumere delle dimensioni tali da rappresentare una vera e propria offerta completa, integrata in materia ambientale.
appunto alla quarta edizione cerchiamo di arricchire l'offerta formativa su temi nuovi che ci vengono anche dettati dalle esigenze concrete che la gestione integrata del ciclo dei rifiuti ci presenta quotidianamente. Quest'anno in particolare integreremo le lezioni con dei focus su due temi nuovi che sono quello dei rifiuti solidi urbani pericolosi, per esempio farmaci scaduti, pile esauste, bombolette spray, e nei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche che ovviamente sempre più proprio a causa del progresso tecnologico così veloce dismettiamo e quindi vi è necessità di educare su come dismettere correttamente questi materiali che altrimenti se ovviamente gettati nel ciclo del rifiuto indifferenziato creano una serie di problemi proprio da un punto di vista ambientale. Grazie. Cambiamo argomento. Siena 1968, fu vero 68? Lo racconta Luca Lucchini in un libro presentato questo pomeriggio nella sala storica della Biblioteca Comunale degli Intronati. Nelle pagine del libro l'autore racconta gli anni delle rivolte studentesche vissute a Siena. Il 68 è già con movimento mondiale è ancora discusso, no? C'è chi ne dice gran bene e chi invece lo demonizza al massimo. A Siena, anche se in maniera diversa, dobbiamo domandarcelo, perché Siena ha avuto sicuramente dei riflessi positivi, ma bisogna capire se sono riflessi e sarebbero arrivati ugualmente senza determinate componenti del movimento studentesco, se invece il movimento studentesco e le sue propaggini lo hanno agevolato. La biblioteca e chi la frequentava, io l'ho frequentata dopo, ma onestamente devo dire era molto più difficile trovare il materiale, lavorarci eccetera, però è un ambiente sempre magico quando ci si trova qui, onestamente, non solo a vedere i libri ma a pensare quante persone hanno letto e studiato in questa grande sala che prima era la sala di lettura. Onestamente il fascino è notevole. Sono cambiati le modalità di approccio fra la gente, le modalità di vestirsi, di divertirsi, di rapportarsi con gli altri, anche le modalità di approccio con le autorità costituite, perché anche se non ci fu questa grande rivoluzione, ma sicuramente qualcosa cambiò, e il resto non lo so, forse è una maturazione normale. Il 68 a Siena arriva più tardi, arriva forse dopo 2 o 3 anni, il 68 inteso come un movimento che nel resto d'Italia ha provocato tanto scangeo e tanti problemi. Sabato scorso anche il Conservatorio Rinaldo Franci ha inaugurato il nuovo anno accademico con una cerimonia ospitata nella sala del Mappamondo del Museo Civico di Siena. Un'occasione questa anche per presentare l'offerta didattica. Sentiamo Luciano Tristaino e Miranda Brugi, rispettivamente direttore e preside del Conservatorio Rinaldo Franci. Quest'anno abbiamo consolidato il nostro risultato numerico aumentando leggermente il rapporto tra i corsi accademici e i corsi preaccademici, e questo è un risultato che ci siamo prefissati fin dall'inizio del mandato di direzione e che è riuscito a raggiungere ampiamente la media nazionale, anzi siamo in un livello medio-alto di rapporto accademico-preaccademico. Con i nuovi corsi quest'anno cambieranno alcune cose per quanto riguarda i corsi propedeutici, perché il Ministero ha messo in atto una riforma che riguarda appunto tutta la parte preaccademica, e quindi sarà un tipo di formazione che noi stiamo mettendo in piedi ancora più rilevante. Siamo arrivati un po' al giro di boa della riforma che stiamo portando avanti, che hanno portato avanti prima di me altri negli ultimi anni, e quindi nel giro di 3 anni dovremmo arrivare ad essere completamente statali e quindi ad essere conservatorio a tutti gli effetti. E questo per noi è un impegno che abbiamo preso insieme ad altri anche istituti. Ci spostiamo adesso in Valdelsa. L'ex sindaco di Poggibonsi Fabio Ceccherini, promotore dell'associazione Valdelsa Terra Comune, ha presentato ai nostri microfoni alcune idee relative allo sviluppo economico del territorio. Sentiamo le sue parole. Tra i punti principali che Fabio Ceccherini intende sviluppare con Valdelsa Terra Comune c'è anche quello del rapporto con le imprese, ovvero, come tra l'altro era emerso dall'ultimo incontro dell'associazione all'Hotel Alcide, l'urgenza di misure che rimettono in condizioni adeguate le aree produttive. È prematuro, ma in primo luogo occorre prendere atto dei cambiamenti profondi che sono in corso nell'economia. Siamo nell'economia digitale,
veniamo dall'altra parte da una crisi enorme. Rispetto a questi fenomeni, quindi da una parte di crisi e dall'altra di un cambiamento, insomma, l'impressione è stata che per le loro difficoltà, per l'indebolimento che hanno avuto, gli enti locali in particolar modo, non hanno avuto gli strumenti per ripensare lo sviluppo economico. Poggi Conzi, la Valdelsa in particolar modo, non possono vivere di un'economia, diciamo, particolare, limitata, di nicchia, perché sono aree che si sono sviluppate intorno alla produzione, ai servizi, al commercio, a un certo tipo di turismo. Ecco, su questo il lavoro proporrà di riprendere in mano alcuni temi, movimento delle merci per esempio, scalo merci nell'area della Zambra che non si è evoluto. Cosa è mancato per legare maggiormente il sistema produttivo con progetti di rete e soprattutto per cercare di ricucire una relazione tra istituzioni e mondo delle imprese con competenza che possa recuperare appunto quella che è sembrata a noi una mancanza di relazione rispetto a cambiamenti che sono in corso. Le imprese vanno per conto loro. Non solo economia per Valdelsa Terra Comune, Fabio Ceccherini ha parlato ai nostri microfoni anche di come valorizzare il centro storico di Poggi Bonsi. Ancora Filippo Tecci. Che ruolo ha oggi il centro storico di Poggi Bonsi? Qual è la sua funzione attuale? Quale invece dovrà essere in futuro? Sono le domande a cui tenta di dare risposta Fabio Ceccherini con l'associazione Valdelsa Terra Comune. Quindi come rivalutare il centro di Poggi Bonsi in base alle esigenze future, intercettando le necessità di cambiamento e di adeguamento al domani. Ad esempio, per Valdelsa Terra Comune non è stata colta la necessità di una piattaforma di parcheggi nei pressi del centro storico. Secondo l'associazione, questo crea un disagio per residenti ed attività commerciali. Secondo la nostra opinione occorre un ripensamento, intanto progredendo sulla pedonalizzazione, che è rimasta più o meno invariata a quella di 20 anni fa, però per progredire sulla pedonalizzazione è necessario realizzare delle aree di sosta che riescono a far assorbire questo ulteriore sviluppo. Sul largo Gramsci occorre riflettere, sicuramente l'intervento è stato non appropriato, intanto anche sotto il profilo della pedonalità e della ciclabilità, è un percorso che non si presta, diciamo, per niente al percorso ciclabile e né a quello pedonale. È stato simulato anche l'ipotesi di una sua realizzazione carrabile, che va valutata naturalmente in un contesto più complessivo anche dei cambiamenti che arriveranno. Noi sappiamo che nell'arco dei prossimi anni cesserà la produzione di autoveicoli con i carburanti tradizionali e tutti si stanno orientando verso la mobilità elettrica. Ecco, Poggi Bonsi, sia per quella pubblica che quella privata, forse dovrà su questo farci una riflessione, una valutazione sugli effetti che questo produrrà. Restiamo a Poggi Bonsi, il sindaco di Poggi Bonsi, David Bussagli, ha voluto dare rassicurazioni sull'intervento nell'area del Masso, è soltanto a scopo conservativo, sentiamo. Il Masso sta bene, David Bussagli cerca di fare chiarezza ed insieme rassicurare i molti che hanno temuto per questa parte di Poggi Bonsi speciale e particolare. Il sindaco usa la rete per placare una polemica che nella stessa rete stava divampando. Molto frequentato dai poggibonsesi in estate, il Masso non è a rischio, anzi è semplicemente interessato da lavori a scopo conservativo. Il Masso sta bene, scrive Bussagli, all'ennesima segnalazione circa lo scempio ambientale in corso nella zona del Masso. Ho indossato scarponi impermeabile e sono andato là. Visita che consiglio di rinnovare per la bellezza del luogo, caro a tutti noi poggibonsesi, e per quel suono piacevole che genera lo scorrere dell'acqua, suono non soffocato dai rumori tipici delle nostre città. Il Masso, precisa Bussagli, è interessato in questi giorni da lavori che hanno esclusivamente carattere conservativo. Le ultime piene hanno lesionato il muro d'ala alla sinistra del fiume. Il consorzio di bonifica, su indicazione del genio civile, sta lavorando
lavorando al consolidamento del muro affinché non frani, frana che modificherebbe irrimediabilmente lo stato dei luoghi. Dunque niente di preoccupante per una zona a cui i cittadini di Poggibon si associano ricordi, tradizioni, momenti di spensieratezza. Si interviene per conservare e non alterare, conclude Bussagli. Tra l'altro nei prossimi giorni è già stato programmato un sopralluogo anche per studiare un miglioramento dell'accesso e dei bei viottoli di risalita lungo il fiume, un'area da valorizzare, insomma. Ci spostiamo in Val d'Orcia, sono ancora una volta ai cipressi di San Quirico d'Orcia, una delle icone dell'Italia nel mondo. Questa volta a stabilirlo è il concorso internazionale di Wikimedia Wiki Loves Monuments, che ha visto proprio due immagini della campagna sanquirichese piazzarsi nella top 10. Sentiamo Lorenzo Agnelli. I cipressi più famosi del mondo sono quelli di San Quirico d'Orcia e questa non è certo una novità. I più ammirati, più copiati, più fotografati, il simbolo del paesaggio toscano ed italiano a livello internazionale. E arriva proprio in questi giorni un altro attestato che accresce il prestigio del paesaggio più bello del mondo, della campagna circostante a San Quirico d'Orcia, patrimonio dell'UNESCO. Giunge questa volta dal consorzio Wikiloves Monuments, che ha svelato le fotografie dei vincitori della 7ª edizione italiana. Nella top 10 infatti ben due foto hanno i cipressi di San Quirico come soggetto protagonista, due immagini molto differenti fra di loro ma entrambe suggestive e che ben rappresentano la bellezza della Val d'Orcia. Il concorso con più di 29.000 foto presentate ha visto classificarsi al 6° posto la foto dei cipressi di San Quirico dal titolo Il solitario di Claudio Minghi, con la motivazione il nitore lineare della composizione viene interrotto da un raggio di sole e dalla verticalità dell'albero, un uso scenico della luce naturale che rende il paesaggio quasi metafisico. Al 9° posto la foto con la famosa corona di cipressi dal titolo I cipressi della Val d'Orcia di Carlo Cattaneo, con la didascalia un grande classico rivisitato con estrema correttezza stilistica e una singolare gamma cromatica. Abbiamo appreso con grande sorpresa dei risultati del concorso nazionale di Wikimedia, commenta il vice sindaco ed assessore al turismo del comune di San Quirico, Luciano Gorelli. È l'ennesimo riconoscimento al nostro territorio che ci riempie di soddisfazione e ci gratifica. Sappiamo di avere un territorio molto bello ed apprezzato in tutto il mondo, ma non si finisce mai di stupirci, ogni qualvolta a dircelo sono persone e riconoscimenti provenienti da ogni dove. Avere ben due immagini della nostra campagna fra le prime 10 foto su diverse decine di migliaia di immagini in gara ci riempie di orgoglio. Il paesaggio tanto celebrato della Val d'Orcia rappresenta un patrimonio materiale ed immateriale da governare per le attuali e le future generazioni. Apriamo la nostra pagina sportiva. Nella partita di ieri pomeriggio al Rastrello, la Robur Siena ha conquistato la vittoria contro la Virtus Entella grazie a una rete di Cianci all'84esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Bianca Maria Oliveri. Una partita non facile per la Robur Siena contro la favorita del girone A di Serie C, la Virtus Entella. La squadra allenata da mister Michele Mignani arrivava al Rastrello dopo il pareggio di mercoledì contro la Propatria. I 3 punti guadagnati dai bianconeri sono fondamentali per la classifica della Robur. Era una partita difficile sulla carta perché i numeri dell'Entella parlavano da soli. Secondo me è stata interpretata nella maniera giusta, rispettando l'avversario, ma credendo nei propri mezzi e credendo che la partita potevamo vincerla. E quindi la definizione di vittoria di lusso l'accetto, ma il nostro spirito e il nostro pensiero è quello di provare a giocarcela con tutti. Non è che avevamo particolari timori, chiaro che stiamo lavorando per cercare equilibrio e oggi sotto certi aspetti ne abbiamo ricavato i frutti in virtù di come si è sviluppata la partita, però il percorso è ancora molto lungo, dobbiamo lavorare ancora tanto e quindi dobbiamo mantenere equilibrio senza esaltarci perché non ce n'è motivo, non c'è bisogno, ma con la consapevolezza che ci siamo dentro il campionato, dopo aver passato, anche se poi siamo ripetitivi, ma dopo aver passato un periodo di incertezza in tutti i sensi, oggi abbiamo raccolto qualcosa di importante che ci deve dare morale, che ci deve dare entusiasmo, che ci deve far rimanere coi piedi per terra e ci mancherebbe altro, perché poi è la continuità dei risultati che dà valore alle vittorie come quella di oggi.
Adesso il basket, anche la on-sharing Mezzana ha colto una vittoria nel match di ieri al Palaestra. I biancoverdi si sono infatti imposti sugli avversari vincendo per 87 a 72. Tutti i dettagli nel servizio di Bianca Maria Oliveri. Un'ottima Mezzana è scesa ieri pomeriggio sul parquet del Palaestra contro l'Axpo Legnano. Primo quarto scintillante per i ragazzi di coach Paolo Moretti, che riescono a mettere da parte un bottino consistente che risulterà utile negli altri quarti, quando si vede anche una buona Legnano, che però non riesce a tenere il passo dei senesi che conquistano il match. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Sono molto contento dell'approccio. Nelle ultime partite non era stato così, avevamo iniziato la partita sempre con qualche piccola sbavatura o comunque non con l'atteggiamento aggressivo e energico che sarebbe stato necessario. Invece questa sera abbiamo iniziato molto solidi, molto duri, con la giusta aggressività. Il ritorno dagli spogliatoi dopo l'intervallo mi è piaciuto. Appena siamo arrivati alle soglie dei 20 punti abbiamo aspettato che gli altri la dessero su, invece di dare ancora un'accelerata, invece di chiudere la partita, e abbiamo commesso 2-3 superficialità, disattenzione. Questa cosa ha rimesso in partita i nostri avversari e non ci ha consentito di dare la mazzata decisiva per chiudere la partita. Adesso il volley, la Emma Villas Siena torna in palestra e si prepara a giocare il match contro Castellana Grotte il prossimo 2 dicembre al Palaestra. Simona Sassetti. Dopo alcuni giorni di riposo, la Emma Villas è tornata ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato, che vedrà i bianco-blu opposti alla BCC Castellana Grotte il prossimo 2 dicembre alle 18 al Palaestra. Sarà la decima giornata del campionato di Superlega. Siena arriva dopo la prima vittoria conquistata in casa al tiebreak contro la Revivre Milano, una sfida che ha portato 2 punti alla classifica dei bianco-blu, che hanno in questo modo raggiunto quota 5 in graduatoria. Contro Castellana Grotte sarà un'altra gara non semplice e fondamentale. Affronteremo una squadra fisica, ha affermato coach Cicchello durante la trasmissione sotto rete. Partita molto importante per noi, sì, al di là di Paolo, che è una grandissima persona e ha lasciato anche la sua impronta nelle Mavilas. E noi ci prepariamo a Castellana, che è una squadra molto fisica, molto alta, che ha dei punti di forza che tenteremo di controllare e tenteremo di prepararci al meglio per le loro debolezze, essere bravi a punirli per tentare di vincere quella partita che per noi sarà determinante. Sì, anche perché anche Castellana, un po' come tutte le squadre, quest'anno si è rinforzata tantissimo per via anche del fatto che quest'anno ci sono le retrocessioni. Tutte le squadre si sono veramente potenziate, un ottimo opposto, hanno richiamato l'opposto brasiliano che ha giocato per Renan, che ha giocato per diversi anni quindi a Ravenna, quindi veramente un ottimo livello. E poi veramente, tra l'altro, anche in quel palazzetto che conosci bene, molto caldo. È molto molto caldo, e anche grandi come Trento ha vinto solo 3-2, quindi insomma sarà anche difficile poi andare a giocare là, ma ora non ci pensiamo perché giochiamo intanto prima al Palaestra. Prima devono venire qua, anche Modena ha sofferto lì a Bari 3-2, quindi è una squadra che anche ieri ha perso 3-0 con Perugia, però 2 dei sets sono finiti a vantaggi. E come sapevamo, la Superlega è semplice, perciò è il campionato più bello al mondo, perché devi giocare sempre al massimo e sempre tentare di essere preciso nel momento decisivo. Si è tenuta sabato la 34esima edizione della giornata olimpica organizzata dal CONI e Banca Cras. La giornata è stata l'occasione per consegnare 66 riconoscimenti alle eccellenze dello sport senese. Sentiamo. Una giornata per premiare le eccellenze sportive del territorio senese. Si è svolta sabato presso l'auditorium della Banca Cras di Sovicille la 34esima edizione della giornata olimpica organizzata dal CONI di Siena. 66 riconoscimenti consegnati ad atleti e società senesi che si sono distinte in campo nazionale ed internazionale, oltre alle stelle al merito sportivo.
Questo è l'evento del nostro, della nostra provincia, l'evento del CONI di Siena, nel quale si gratificano tutti coloro che in giro per l'Italia e anche in Europa hanno già avuto i loro premi, sono tutti atleti di eccellenza. Questa è una manifestazione per i campioni italiani, i campioni europei e i campioni mondiali, e è un modo per noi per dirgli grazie. È sorpresa perché molti di questi premi vengono assegnati direttamente dal CONI centrale, quindi noi facciamo, diciamo, la conta di quelli che sono i premi, e il numero è sempre un numero importante. È un orgoglio per me essere colui che oggi ha l'incarico di dire grazie a tutte queste persone. Tra i premiati anche la squadra del Costone Baschin, in virtù della conquista dell'Europe Cup 2018, insieme ad altre eccellenze senesi in campo paralimpico. Questo è stato un super anno per quanto riguarda l'attività paralimpica sul nostro territorio, coronato dal super successo in Coppa Europa del nostro Baschin, ma oggi premiamo anche la danza sportiva. Poi nella seconda fase ci saranno anche diverse medaglie nazionali nella scherma e nel nuoto, quindi insomma è stato veramente un super anno per quanto riguarda l'attività paralimpica su Siena. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi ricordo che tra pochissimo l'appuntamento sarà con Raffaele Ascheri e il suo lunedì del villaggio, a seguire la replica del nostro TG, mentre alle 22:50 vi proporremo la gara per quanto riguarda il campionato di basket di Serie B tra la Sovrana Pulizie Virtus e Varese. Veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di serata.